fare il designer non è solamente disegnare degli oggetti, ma è anche trasferire la persona che sei in quello che fai. Io vado spesso in Svezia perché la mia ragazza è svedese. Durante uno di questi viaggi ho trovato un oggetto che mi piace tantissimo, che si chiama Troag. Questa ciotola viene usata per creare delle marmellate, si preme la frutta di bosco in questo senso. La cosa interessante di questo oggetto è che oltre ad essere fatta in un materiale molto bello come il legno e che viene ricavata e lavorata tutta quanta a mano con una forma che sembra quasi una grande canoa, è anche tutto il pensiero che ci sta dietro, nel senso che viene tramandato di generazione in generazione, e questo si può vedere dai piccoli marchietti stampati a fuoco che ogni famiglia, ogni generazione fa per ricordare i vari passaggi. Vedendolo in questo senso qua, ho pensato che potesse essere un fantastico paranuma. Da questo ragionamento qua è scaturito, diciamo, una serie di riflessioni su come poter andare a vestire una fonte luminosa con una sorta di manto di legno. Quando lavoro con Foscarini, l'aspetto proprio di ricerca fa parte del mio modo di lavorare con l'azienda. Abbiamo cominciato a lavorare su un foglio piegato, in questo caso erano dei modellini in cartone, però chiaramente dovevo pensare anche un attimo al tipo proprio di tecnologia con cui io andavo a realizzare questo. Avendo avuto dei grandi influssi dalla Scandinavia, l'idea era quella di lavorare con un materiale che appartenga fortemente a quel tipo di cultura lì, e di certo quel tipo di materiale è proprio il legno incurvato. Dei primi modellini proprio in carton legno, dopo abbiamo lavorato su il primo, si può definire, prototipo in scala 1-1, dove abbiamo cominciato a ragionare proprio sulle proporzioni che questo tipo di lampada poteva avere. Volevo dargli anche un'estetica molto asciutta, ma con un segno molto forte. Quindi non era solamente appunto una forma, una fonte, un inserimento, ma erano tutte le tre cose che lavoravano assieme. Il legno curvato viene realizzato mettendo diversi fogli di legno sottilissimo che vengono messi sopra uno all'altro come se fosse una pila di carta. La pressa schiacciando dà la forma a questi fogli. Quindi abbiamo cominciato a studiare come lo smusso praticamente del profilo potesse essere mosso, e questo è stato possibile appunto grazie a una fresa a 5 assi che permetteva di creare dei movimenti in un taglio molto vicini all'aspetto proprio manuale che io volevo in qualche maniera ereditare dalla ciotola iniziale e trasferirlo però in un prodotto industriale. Foscarini mi ha dato un brief dove si cercava proprio una lampada con una luce, diciamo, orizzontale di un certo tipo per illuminare appunto degli spazi molto ampi, quindi pensando sempre a un inserimento nel domestico ma che funzionasse anche a nuova installazione in uffici, in spazi pubblici, creando una luce calda in qualche maniera, quindi scaldando il tipo di luce stessa anche con l'utilizzo di materiale naturale come il legno. Troag ha l'aspetto di riflettere quello che sta succedendo nelle abitazioni e negli spazi pubblici. C'è sempre meno differenza tra prodotti specifici per la casa e prodotti specifici per il contra. E in qualche maniera io volevo con questo prodotto unire questi due spazi che si stanno sempre più avvicinando. Può funzionare anche in composizione, ma anche lavorando proprio su più livelli, quindi creando una sorta di cascata di luce che va in qualche maniera a illuminare proprio la velatura del legno, e creando anche, mettendo ancora più in evidenza il fatto che è un materiale naturale. Queste tre misure sono state proprio pensate per andare a soddisfare le varie esigenze che si possono avere come proprio illuminazione.
illuminazione di spazi molto lunghi. All'inizio io non avevo pensato, perché pensavo solo a una lampada a luce diretta sul tavolo, non avevo mai pensato a una luce indiretta. Alla fine abbiamo pensato di creare due fori che fa sì che la luce comunque ce l'hai diretta sul tavolo, ma è anche, c'è una sorta di bagliore anche verso l'alto, che crea un effetto proprio ambiente più forte. Questi sono ancora dei campioni di finitura, oltre alla finitura naturale ci sono delle finiture che si chiamano verniciate a cuore aperto, dove si vede sempre la texture del legno, ma si ha una vernice a seconda appunto di arredi, di spazi, di personalità, si hanno le diverse finiture. Anche il minimo dettaglio è curato, che una delle idee iniziali era quella di creare un sostegno sottilissimo, quindi proprio due cavettini d'acciaio, una sorta di foglio che galleggiasse come nell'aria, e quindi più sottile era proprio il sostegno, più questo effetto veniva. Ecosostenibili vuol dire fare un prodotto che dura, che dura nel tempo, e quindi magari l'energia per riciclarla è minore. Bisogna trovare appunto il giusto equilibrio tra materiale in qualche maniera naturale, la qualità del prodotto che deve essere molto alta, la funzionalità del prodotto e l'estetica del prodotto che porti un'emozione. Quindi quando queste 3-4 situazioni riescono a convivere bene assieme, secondo me vuol dire che il prodotto ha una certa forza.